Beh, è una patologia autoimmune che è la sclerosi multipla. Ero un po' in crisi anche a livello personale. Mi è capitato di far venire anche mia mamma, una depressione molto forte. Il lavoro ci andava, penso, per miracolo. Lei che è sempre molto titubante, scettica, è come se la conoscesse da una vita, si è fatta prendere per mano e andare, che mi aveva già stupito. Per me era già uno stupore questo. Per me è stato un miracolo. Nel giro di 2 mesi sono rimasta incinta. Io ero un po' preoccupata perché comunque la mia età, appunto lo stato di salute, sai, poi tutti ti dicono, quest'età figurati, anche i medici ti trattano come se fossi uno yogurt scaduto. Guardate il video di Sara fino alla fine per scoprire come ha risolto i suoi problemi. Namaste, benvenuti sul nostro canale YouTube Mai Krishna Lila. Oggi siamo qui con Sara. Benvenuta Sara. E ci piacerebbe che raccontassi la tua esperienza, quindi da quando sei arrivata qui, come hai conosciuto Baba e che cosa, qual è stato il tuo percorso qua da Krishna Lila. Il percorso appunto per l'apertura dei chakra e poi Baba mi ha seguito, diciamo, ogni tanto quando avevo qualche problematica venivo qui e lui, diciamo, mi sistemava, perché poi ho anche un problema di salute che in realtà non mi ha dato mai grossi problemi, ma perché io l'ho sempre affrontato in modo un po' naturale. Con queste tecniche appunto ayurvediche, quindi io sono già più orientata verso questo lato qua. E Qual è il quindi, tuo problema di salute? Così chi ascolta può capire beh, è una patologia autoimmune che è la sclerosi anche. multipla. Quando hai iniziato chakra, cosa è successo? Qualsiasi percorso in generale io abbia fatto, i cambiamenti per me erano sempre molto impercettibili, cioè me ne accorgevo sempre dopo. Non era una cosa che subito, ok, prendi la pastiglia per il mal di testa e ti passa in 5 minuti. È come se fosse veramente un percorso, è più articolato, è difficile spiegarlo a parole. In realtà anche la vita intorno a me, in qualche modo la vedevo cambiare, è come se i pezzi del puzzle andavano poi a incastrarsi bene, però sono cose che notavo poi molto dopo, cioè magari anni dopo ho detto, ah vedi, quella volta che sono andata, poi mi era successo quello, mi è successo l'altro. Tante persone aspettano un cambiamento repentino e anche un risultato immediato. Invece è bello che tu sottolinei questo perché chi si avvicina all'Ayurveda o chi viene a fare un percorso di apertura chakra non sempre ha la percezione immediata del risultato, però a distanza di mesi, anche di anni, quando poi si presenta magari un evento veramente difficile nella vita, allora è come se il chakra ti rispondesse e ti desse degli strumenti. I cambiamenti per me erano sempre molto impercettibili, cioè me ne accorgevo sempre dopo. Non era una cosa che subito, ok, prendi la pastiglia per il mal di testa e ti passa in 5 minuti. È come se fosse veramente un percorso, è più articolato, è difficile spiegarlo a parole. Quando magari sei venuta per fare delle visite, no? In questi anni, ok, hai fatto percorso di chakra, hai fatto anche delle visite, dei consulti, ecco, ti ricordi qualche episodio, qualche cura particolare o per quale problema sei venuta e in che modo poi Baba ti ha aiutato in questo? Ma diciamo che le mie problematiche erano molto più interiori, cioè non era un problema fisico, ma più di qualcosa che non andava a livello generale, ecco, non so, non c'era un problema fisico proprio che ricordi, ecco. Mi aveva dato delle cose da prendere, delle procedure, insomma, da fare. E so solo che hanno funzionato ovviamente, però io ero, diciamo, molto instabile a livello emotivo. In quel momento, cioè quando venivo qua, era perché andavo in tilt a livello emotivo, però a livello fisico vedevo che comunque c'era un miglioramento, cioè stavo meglio, era come se tornassi. Rifiorissi, Sì. sì. Tu, da quello che racconti, è come se tu ritrovassi un po' il tuo centro quando vieni qua. Infatti, perché il mio problema, anche legato un po' alla malattia, forse
È sempre stato un po' lo stress, cioè io quando sono stressata, stanca, sia a livello fisico che mentale, allora crollo. Ecco, io tengo, poi crollo. Allora, quando avevo il crollo venivo, però non avevo un sintomo particolare, era, ecco, forse la stanchezza, questa la chiamano astenia in termine tecnico legato alla malattia. Ecco, questa cosa sì, l'ho sempre un po' patita e lui mi rimetteva appunto in centro, effettivamente mi riequilibrava quello che si era spostato dall'asse. L'ho sempre sentita meglio a livello fisico, a livello anche psicologico. Mi è capitato di far venire anche mia mamma perché aveva avuto un lutto, era mancato il secondo marito, quindi era andata molto in down, proprio completo. Tutto il giorno però la trovavo sempre in condizioni abbastanza disperate, tipo in pigiama alle 3 del pomeriggio, piuttosto che insomma, poi proprio fisicamente era devastata. E un giorno le ho detto: senti, ma mi accompagni, dato che io non guido. Con una scusa l'avevo fatta venire da Mai e lui a un certo punto l'ha presa, ovviamente l'avevo già un po' preparato lui, no? Ha detto guarda, se riesco porto mia mamma perché avrebbe tanto bisogno di un supporto, fai tu quello che vedi tu se riesci a coinvolgerla. Poi vabbè, appunto, apparentemente subito non c'era nessuna differenza. Lei ci è andata anche con molto. Lei che è sempre molto titubante, scettica. E poi siamo tornate a casa e non l'ho vista per qualche giorno, forse una settimana dopo più o meno, ci siamo poi riviste. Cioè, è stato impressionante rivedere mia mamma di, boh, 3 anni prima. Era come rivederla quando stava bene, era lei in forma, bella, cioè i capelli fatti, ma il viso era completamente luminoso, non lo so, per me è stato un miracolo, non posso dire altro. Cioè, io con lei non ne ho mai parlato perché poi appunto lei è una di quelle persone un po' particolari per cui se vai a scavare, a domandare, lei subito mette la corazza, subito. Quindi io non ho indagato, ho detto se vuole me ne parla lei, per cui non so bene che trattamento abbia fatto, ma so solo che il risultato è stato, boh, impressionante, ma nel senso positivo, cioè spettacolare. E poi in questo periodo c'è stato anche un evento rivoluzionario per te come persona. Cosa è successo? Beh, diciamo che era già un paio d'anni che ci pensavamo appunto ad avere un bambino con mio compagno e quindi mi stavo preparando già un po' con l'alimentazione, ogni tanto venivo qui a fare un Check-up. check-up, sì, una ristrutturazione. E quindi niente, ero poi venuta una serata, in realtà ovviamente appunto le cose che cadono a caso e a fagiolo. Ero venuta per una serata che aveva organizzato Mai proprio sul concepimento, sulla gravidanza, e quindi ho detto sì, vado perché era da un po' tra l'altro che non venivo e l'ho incrociato su Facebook e ho detto ok, sì, mi iscrivo, vado, avevo piacere anche di rivederlo, quindi ho partecipato a questa serata e poi ho fatto proprio una visita con lui, solo appunto io e lui in seduta singola e proprio ho riferito a questo argomento, ho detto guarda, sono venuta la serata proprio perché sì, in questo momento l'obiettivo del figlio era molto preponderante, compio 42 anni il prossimo mese, quindi ho detto oddio, sai, mi sei sempre un po' precario nel chissà che cosa succede, io avevo dei pensieri non tanto sereni, poi tutti ti dicono, a questa età figurati, anche i medici ti trattano come se fossi uno yogurt scaduto. Quindi ero un po' bombardata, devo dire, un po' da preoccupazioni mie, un po' da quelle circostanti. E quando fai sto figlio, e cosa aspetti, e cosa. Quando in realtà io ci penso da sempre, per cui non era una domanda così. E però in 2 mesi è arrivato e
Mai mi ha dato, io le chiamo le polverine magiche, non si sa mai bene cosa sia, ma io prendo. Sono o fiori o erbe Certo, o tutte cose naturali. infatti. Sì, diciamo che magari non ti comunica nel momento il nome preciso della polverina magica del momento, però io mi sono sempre fidata e sia che adesso avevo un problema di intestino irregolare, lui mi ha dato la polvere per quello, piuttosto che un ciclo di yogurt abbinato ad altre cose, per cui io mi sono sempre. La dispensa di casa è la nostra farmacia. Quasi 10 mesi, sto bene, sereno, io anche felicissima. Cosa ti sentiresti di dire a una persona che conosci per invitarla a venire qui? Che cosa troverebbe secondo te? Almeno la mia filosofia di vita è sempre stata quella che finché io non provo, io personalmente non posso dire, non posso sapere, va bene, va male. È una cosa un po' personale che però consiglio un po' a tutti, cioè quando una cosa ti fa stare bene, ti fa stare bene. E quindi io ci sono sempre tornata perché ho sempre avuto un ritorno positivo, cioè io non posso dire che ci sia mai stato un problema, quella cosa però non ha funzionato piuttosto che, cioè può darsi anche che magari se non ha funzionato sono io che non ho seguito alla lettera quello che mi era stato detto, quindi non posso dire altro che qui stai bene, qualsiasi problema tu abbia. Io penso che il Baba sia anche molto sincero nel dire piuttosto guarda, su questa cosa qui non posso aiutarti, oppure fai diversamente. Con me non è mai successo e mi sono sempre trovata bene. Però io penso che lui sia anche una persona così, che è molto schietta, sincera, molto semplice, però ha anche tanto sapere a livello ayurvedico, poi impressionante ovviamente, e quindi non ci si può che affidare e fidarsi, cioè mi fido, confido e mi affido, secondo me. Qui sono le tre parole Bellissimo magiche. questo mantra che ci Sì. hai regalato, oggi perfetto. Già solo entrare qui in associazione, cioè già proprio ti avvolge questa energia meravigliosa, quindi è già Una medicina. sì. Grazie mille Sara, bellissima questa Grazie a voi. testimonianza. Invitiamo tutti voi a non solo guardare la testimonianza di Sara, ma anche a condividerla e per qualsiasi cosa a contattarci direttamente. Namaste! Namaste.